Bella a tutti ragazzi! No, no, è tipo bella a tutti ragazzi! Bella a tutti ragazzi! Oggi faremo un Q&A! Ma sono più figo tipo così oppure devo tirare le mani? Sei brutto comunque, tranquillo. No, perché hai peli? Scusa! Mi porti un burrito? Vorrei ringraziare... allora... Vorrei ringraziare Autodoc.it per aver sponsorizzato questo video, il che mi aiuta a supportare il canale dato che ogni mio video viene demonetizzato. Autodoc è un'azienda tedesca che si occupa di pezzi di ricambio per auto. Il loro obiettivo è quello di garantirvi il miglior servizio possibile ed è per questo che hanno un'elevata qualità a servizio clienti, per la quale sono valutati 4,7 stelle su 5. Dispone di più di 1 milione di pezzi di ricambio di alta qualità e ogni pezzo ha 2 anni di garanzia e una politica di rientro di 14 giorni. Vi lascio il link del loro sito in descrizione così che possiate dare un'occhiata ai loro prodotti. Deve essere più convincente. No, va benissimo. Allora, oggi risponderemo alle vostre domande. Che schifo. Quando usciranno le nuove felpe? Ragazzi, è uscita l'edizione limitata della felpa Aviator per Halloween. Vi lascio le foto qui. Da quando pubblicherò questo video avete pressoché, penso, una settimana per poterla acquistare. Quindi fino al 21... No. Quando è Halloween? Il 31. Allora, avete tempo fino al 31 di ottobre per acquistarle. Prendetele, sono stupende. Cioè. Pelleriti. Yeah, Pelleriti. Pelleriti? È un tuo amico? No. Perché c'è tua sorella? Emma, che cosa ci fai qua? Cioè. Allora. No. Simo Martucci chiede: bella Phil, come ti chiami veramente? Mi chiamo Alberto. Mirko Cicconello chiede: avete mai cavalcato un orso? Ma che cazzo? Ogni quanto ti lavi, anche 2-3 volte al mese. Quanti anni ha tua sorella? 8. Domani ne faccio 14. Lunedì è stato il compleanno di questa sfigata, quindi se volete comunque, fare gli auguri... Comunque, il 22 ottobre compio 14 anni, quindi fatemi gli auguri, grazie. Ma se non sanno neanche chi cazzo sei... No, non cavolo. Non te lo chiedo a Tarantino. Filippo Voice 126 mi chiede... Quando lo apri il canale? Lo aprirò quando avrò un computer adatto. Basta sbadigliare. Hai mai pensato di abbandonare YouTube? No, perché le multe non si pagano da sole. Va bene come risposta, no, un po' brutta. Come condividete la vita tra fratelli? Che rapporto c'è tra voi? Abbiamo un rapporto stupendo! Beppe Zagni chiede: sei mai stato bocciato a scuola? No, sono uno studente modello. Leonardo Diva chiede: anche tu bevi quando hai sete? Salutami, mi chiamo Leonardo. Ciao Marco. Beh, quando ho sete di solito mi taglio le vene. No, è brutto. È vero, ci sono i bambini che si tagliano. Giusto, non fatelo. Di solito quando ho sete mi schieno. Dai. Tempo che ci impieghi nell'editing? Ci metterò, penso, 15-20 ore. Nico Zampa chiede: hai mai pensato di vendere il VR se lo hai già venduto? Sì, io volevo venderlo il VR, avevo messo l'annuncio, solo che dopo un mese e mezzo subito.it mi ha cancellato l'annuncio. A caso. Quindi no, non l'ho ancora venduto. Lo lascio in descrizione se avete bisogno di un VR. Cosa pensano i tuoi compagni di classe e i tuoi professori della tua popolarità? Allora, i miei compagni mi sfottono. I miei professori mi sfottono. Quante volte al giorno? Ci sarai a Lakema? Assolutamente sì. Sia sabato che domenica, quindi il 10 e l'11. Verrà anche mia sorella, quindi boh, sì, ci saremo. Non so bene in quale stand sarò, se decideranno di cagarmi. Hai un pezzo di merda sui denti. Si chiama Rossetto. Avvicinati per salutare, molto più carino. Arrivo subito. Grazie. Quanto bella è, c'è pure... Pensavo io. La scritta in arancione, cioè stupenda sta felpa. Cornetto! Sai che ci sarebbe metterlo tipo qua? Beh, insomma, ragazzi, okay. Finisce qua il video. Oh, ho un'idea. Ma dammi Jimmy. Grazie per aver guardato questo video. Se vi... No, che cosa devo dire? Chiudi. No. Grazie per aver guardato questo video, io e Jimmy vi adoriamo. Cazzo, non respiro. Il loro obiettivo è quello di garantirvi. Il loro obiettivo è quello. È per questo che hanno un'elevata qualità servizio clienti, per la quale sono valutati 4,7. Ogni pezzo... Oddio, mi sono appena accorta che ho fissato la bottiglia per quasi tutto il tempo che parlavi. Così. Questi sono gli sticker di Jimmy. Sono stracarini. Quando usciranno? Quando usciranno?
usciranno? In teoria quando faccio uscire questo video. Ecco, esatto, allora comprateli tutti perché sono bellissimi. Ciao.